Bonjour, bonjour mia family, bonjour ragazzi, è prestissimo, sono le 8 e io sto andando da Goran Wheeler, il mio parrucchiere di fiducia. Oggi faremo le extension, ma diverse rispetto a quelle che avevo fatto tempo fa, perché queste saranno quelle a clip rimovibili. Tra l'altro ho solo mezza faccia di make up, il resto lo farò in salone, altrimenti avrei fatto tardissimo. È una bellissima giornata, fredda, ma non c'è una nuvola. E laggiù c'è il mare, non so se riuscite a vederlo, ma laggiù c'è il mare. Altra cosina che devo fare sono i colpi di sole, noterete un po' la ricrescita, anche se chiara, comunque devo farli molto spesso adesso che li faccio ancora più chiari. Tra l'altro volevo scusarmi con voi perché mi dispiace un sacco, di solito non faccio mai tre vlog uno dietro l'altro perché mi sembra un pochino troppo, però oggi appunto sono riuscita a darmi appuntamento e quindi mi sono detta ok, let's go, perché quando vado da Goran e devo fare i colpi di sole ci metto comunque parecchio, quindi con l'extension eccetera. Quindi l'unica opzione per me oggi per poter filmare un video era un vlog, quindi scusatemi se risultano un po', non lo so, noiosi o se sono troppi, tre uno dietro l'altro. Prometto che torno anche con altri contenuti, promesso. E adesso siamo quasi arrivati, ragazzi. Guardate che meraviglia di giornata, davvero. Sole splendido. Amo questi palazzi antichi di Trieste. E siamo quasi arrivati. Ok ragazzi, sono in salone, vi piace la mia pettinatura super fashion, stiamo facendo i colpi di sole come ben sapete, anzi le mesh, in realtà sono mesh come al solito, me le fa Franzè e gli chiedo sempre di farmene tante, super 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 sottili, ma non troppe, così sono super naturali. E poi appunto metteremo l'extension, ragazzi, che vi faccio vedere, sono queste. Devono spiegarmi bene come funziona perché non sono quelle a clip, ma non sono nemmeno quelle fisse che avevo messo anni fa. Queste sono più particolari, ma hanno detto anche che questo è un ottimo brand e si chiamano Great Length. Non riesco mai a dirlo. E appunto questo è il colore, sono morbidissime, molto più morbide dei miei capelli e sono stupende. Non vedo l'ora. E le sto mettendo più che altro per il volume, non per la lunghezza, quindi non voglio allungarli troppo, forse di qualche centimetro, ma non voglio allungarli, voglio più che altro volume, che mi manca tantissimo. Quando avevo l'extension avevo un sacco di volume in più, quindi voglio assolutamente riprovare quella sensazione. Nel frattempo vi dirò che mi truccherò, devo fare le sopracciglia, mascara e rossetto. Ah, e altra figata, trattamento speciale da Goran, mi ha portato la brioche. Gnam, ragazzi, gnam gnam. Mi coccolano sempre qui, wow. Siamo finalmente all'applicazione dell'extension, ragazzi, sono super super felice, il colore è perfetto, in realtà le avevamo già ordinate un po' di tempo fa, ma adesso le abbiamo tonalizzate in modo che siano ancora più identiche al mio colore. E infatti non riesco proprio a vedere la differenza tra i miei capelli e l'extension, sono pazzesche. C'è ancora una fila lì, potete vederle, e sembrano molto più corte quando le vedi così appoggiate, ma poi quando le metti sembrano lunghissime. In realtà però non manterrò questa lunghezza esagerata, vado a tagliarle della lunghezza mia dei capelli come sono adesso, voglio appunto solo un pochino di volume, non voglio allungare i capelli, voglio la lunghezza mia. Però sono super felice, non vedo l'ora di vedere il risultato. Naturalmente alla base si sente il all'attaccatura, però dovrebbero essere completamente invisibili, quindi tra un poco vediamo il risultato finale, sono troppo emozionata. Ok ragazzi, abbiamo applicato 12 ciocche di extension nei miei capelli e ho davvero tantissimo tantissimo volume. Lo so che per tanti di voi possono essere normali, naturali così, però per me ragazzi è tantissimo. Adesso li lisciano completamente e poi li tagliamo, perché appunto sono lunghissime, e poi li tagliamo della stessa lunghezza dei miei capelli.
Questo, ragazzi, il risultato finale, le adoro. Non sono tantissime, quindi continuo ad essere super naturale, però molto molto più volume rispetto al mio naturale. Super super happy, e sono esattamente dello stesso identico colore dei miei capelli, che non abbiamo toccato, quindi non li ho tagliati, e super super felice, ragazzi. Adesso scappo perché c'è una mia amica che mi aspetta qua sotto. Gatta Stellina, gatto Denver, ciao amore mio, ciao gatta Stellina, caro Denver, sei bellissimo, sei il gattino più bello di tutto il mondo, sei tutto bianco, un poco arancione, un poco arancione, e tu, la gattina più bella di tutto il mondo, questa gattina Stellina, Comunque, ragazzi, super novità, perché adesso Gatto Denver ha un suo profilo Instagram ufficiale, si chiama, ve lo scriverò, Gatto Denver Real, con una T, Gatto Denver Real. Andate a seguirlo perché posterò sempre un sacco di fottine, nuove stories, e appunto, finalmente era ora, lo so, Gatto Denver ha il suo profilo. Visto che la vera star del canale è lui, non poteva non avere un suo profilo Instagram. Amore mio, e sì, amore mio, lo so. Io saluto tutti i miei fan. Vi amo. Sì, sì, amore mio. Sono troppo contenta di aver visto la mia amica Rox. Non la vedevo da un sacco ed è una delle mie migliori amiche. È stato veramente, veramente bello chiacchierare con lei. Peccato poco tempo perché doveva scappare, però super, super contenta. Nel frattempo volevo anche farvi vedere, perché mi è arrivato, in realtà non mi è arrivato, una follower speciale ha lasciato un regalo da Goran per me, e quindi oggi che sono andata lì l'ho recuperato. E ragazzi, devo ancora aprirlo, ma guardate solo la carta che ha usato. C'è scritto Believe e Magic, pazzesco, vabbè, questa è gli unicorni con gli arcobaleni. È la carta più bella che io abbia mai visto. Adesso spacchettiamolo insieme e vediamo che cosa c'è. Anche se mi dispiace troppo perché è impacchettato così bene con questa carta così carina. C'è una scatola tutta rosa, rosa pois, naturalmente. Ah, ok, c'era una letterina, ma ho dovuto girarla perché c'era il suo numero di telefono, ragazzi. Che meraviglia, pazzesca! Che cosa c'è? No! Quanti coriandoli rosa, meravigliosi! Che cosa c'è? No! Vabbè, che bello! Che meraviglia! Wow, tesoro, non ci posso credere, bellissimo! Aspetta, se lo giri cambia colore! Oh, no, vabbè! Figata! Figata, è meraviglioso! Oh mio Dio, ma quanto è bello! Non ci posso credere, vabbè. Tesoro, davvero. Roberta, io ti ringrazio tantissimo per questo regalo meraviglioso. Ancora non ci posso credere, davvero. Queste piccole attenzioni che avete per me contano tantissimo e non le do mai per scontate, anzi mi fa emozionare davvero. Grazie, grazie, grazie. È stato un bellissimo, bellissimo pensiero. Non ci posso credere che tu abbia preso un regalino per me, davvero. Grazie. Grazie, ti mando un bacio enorme. Eccolo qui il cuscino, è meraviglioso e sta benissimo qui, secondo me, tra gli altri cuscini nella mia stanza. Lo adoro, lo adoro. Adesso, ragazzi, mi mangio una pizzetta veloce e mi metto al lavoro. Devo rispondere a diverse email, preparare due fatture e mettermi ovviamente al montaggio del video che andrà online oggi, che sarà il vlog, il secondo vlog che abbiamo filmato dalla montagna. Quindi let's go. Nel frattempo, gatto Denver non mi molla un attimo, non mi molla un attimo. Questo gattino tutto bianco, un poco, poco arancione. Sì, amore mio, sì, amore mio. Finito il montaggio e ho filmato nel frattempo anche delle stories con Gatto Denver per Amazon, ragazzi, perché dovete sapere, e questa cosa mi fa troppo ridere,
che un sacco di brand, poi gli ho dato uno snack e adesso si sta leccando i baffi da mezz'ora. E dovete sapere che un sacco di brand mi sta proponendo collaborazioni e vogliono tutti Gatto Denver come protagonista, quindi questa cosa è pazzesca. Vabbè che Gatto Denver si presta tantissimo, e invece in molti mi chiedete: ma perché Gatta Stellina non la fai vedere così tanto? Perché Gatta Stellina non ha un account Instagram come Gatto Denver? Perché appunto ho creato un account Instagram per Gatto Denver. Il fatto è che, e questa cosa già l'avevo detta, il fatto è che Gatta Stellina non si presta tantissimo, nel senso che lei è una gatta a cui piace essere lasciata in pace, mentre Gatto Denver è molto più giocattolone, pagliaccetto, se vogliamo dirla così. Quindi se io punto la videocamera a Gatta Stellina e tra virgolette le rompo le scatole, a lei non fa piacere, se ne va, e non voglio forzarla a fare cose che non vuole fare. Mentre invece Gatto Denver si diverte, più attenzioni riceve, videocamera, qualsiasi cosa sia, più attenzioni riceve, più gli sto addosso, più gli piace, mi insegue per la casa, mentre Gatta Stellina è il contrario. Quindi non voglio forzare le cose se a Gatta Stellina non piace, e invece se a Gatto Denver fa piacere, ben venga. Quindi questa cosa mi fa veramente morire, scompisciare dalle risate. Ogni tanto mi contattano i brand: sì, Nicole, ciao, noi vorremmo lavorare con Gatto Denver. E quindi ormai veramente spopola di brutto. Dopo la Toon avevamo fatto con Universal Pictures, adesso Amazon, e sta in anche un'altra collaborazione sempre con Gatto Denver, ragazzi. Cioè, io posso pure chiudere bottega, baracca e burattini, grazie, arrivederci, e lasciare tutto in mano alla vera star del canale. E questo penso che fosse un sì molto deciso. Sì, amore mio, non te ne do altro di quello snack, perché già hai mangiato tantissimo. Guarda che pancia che hai, guarda che pancia che hai. Amore mio. Uè. Adesso scendo, vado a prendere un paio di cosine per stasera con Eric. Mi ha chiesto di prendere alcuni salumi, quindi andremo a fare un salto al supermercato e poi devo fare ancora un altro paio di cosine in giro per il centro. In realtà volevo chiedervi, sto cercando delle maglie, preferibilmente maglioni un pochino più pesanti, di questo colore, che tra l'altro non ve l'ho fatto vedere, no vabbè, ve lo faccio vedere. Questo è il Teddy Coat blu, sì, ne ho a migliaia e sono tutti appiccicati uno all'altro. Questo è il Teddy Coat blu che ho preso e che non vi avevo fatto vedere nel video sui miei regali di Natale, ragazzi. E lui è meraviglioso ed è fatto in shearling, come si chiama? Sheep shearling, vabbè, avete capito, praticamente è lana. E l'interno è invece rivestito in seta. Quello che volevo chiedervi è: io sto cercando dei maglioni di questo colore, e dove posso trovarli che non siano però sottili? Ho visto tipo da Max Mara c'è una Dolce Vita di questo colore, ma è troppo sottile. Io voglio un maglione di quelli belli grossi, perché sono freddolosa e ho freddo, ok? Infatti mi sono messa anche questo maglione adesso, ho alzato un po' il riscaldamento perché cominciava a fare freddo. Quindi fatemi sapere se conoscete, appunto, se li avete visti in giro di questo colore, che è tipo un blu elettrico. Ditemi dove, vi prego, perché voglio troppo troppo prenderli, e magari se sono fortunata li trovo anche in saldo in questo periodo, perché è incredibile da pensare, ma stanno già uscendo le novità primavera estate nei negozi, e quindi quelle invernali sono scontate. Quindi fatemi sapere. Tutto sommato sono molto molto contenta di aver preso questo cappotto. L'unico problema, e vi devo dire la verità, non so se sono stata truffata oppure no, e proprio per questo non vi farò il nome del negozio o del brand dove l'ho preso. Praticamente mi è arrivato questo cappotto e non l'ho pagato poco, ok? E non ha nessuna etichetta se non questa, con dei codici che non si sa che cosa siano, ma non c'è assolutamente nessuna etichetta, e ho controllato anche nelle maniche, cioè non esiste l'etichetta con la composizione del materiale di cui è fatto. Il negozio è austriaco, quindi è nell'Unione Europea, e nell'Unione Europea per legge deve esserci la composizione dei materiali, dei capi che andiamo ad acquistare. Io ho contattato questo brand e ho chiesto loro: ma com'è possibile che non ci sia l'etichetta con i materiali? Cioè, c'è stato un errore nel mio cappotto, ma hanno risposto dicendo che per adesso nessuno dei loro cappotti ha l'etichetta con il materiale, ma che è una cosa che prenderanno in considerazione.
per il futuro, cosa che appunto non ha molto senso, visto che appunto per legge tutti nell'Unione Europea dovrebbero avere l'etichetta. Quindi, visto che non mi fido tantissimo di questo shop, non voglio nemmeno pubblicizzarlo nei video, quindi per questo non vi dirò il brand, perdonatemi, ma secondo me se ne trovano di più, tra virgolette, onesti che l'etichetta te la mettono. E se ne volete uno simile, ho visto che c'è da Max Mara, sicuramente adesso c'è anche in saldo, è molto molto simile a questo in realtà. E quindi sì, ecco, questa breve storia. Penso, tra l'altro, molto molto strano, perché quando ho fatto l'ordine sono andati a cercarmi su Instagram, mi hanno seguito, mi hanno contattato da lì, tra l'altro ho peli di cappotti ovunque, e mi hanno contattato su Instagram dicendo: ah, ti abbiamo preparato il pacchetto, adesso te lo mandiamo. Ma cioè, è un acquisto che io ho fatto per me, non è che è stato gifted o me l'hanno regalato, è sponsorizzato, nulla di niente, di niente. Quindi è stato prima un po' strano, però ho apprezzato che siano andati a cercarmi sui social per contattarmi e dirmi: guarda, domani ti mandiamo, oggi ti abbiamo mandato il tuo cappotto. Però devono avere pochi clienti, perché altrimenti se avessero tantissimi ordini non, cioè, sarebbe impossibile farlo con tutti. Quindi questo mi ha reso un po' sospettoso. Poi quando mi è arrivato li ho contattati e mi hanno risposto che loro la composizione non la mettono, appunto la cosa un pochino mi puzza, perché possono benissimo farlo di poliestere e dire che è fatto appunto in lana shearling. E io ho cercato di tastare, per esempio, questo teddy coat rosa è in poliestere, ma io non riesco a sentire la differenza. Cioè, c'è una differenza, però non sono abbastanza esperta da sapere, toccandolo, di che materiale è fatto. Dovrebbe esserci scritto. Questo teddy coat, anche questo l'ho preso da Max Mara, questo per esempio è in cammello ed è effettivamente diverso da questo al tatto, è più simile a questo, però non posso essere certa del, ovviamente, del materiale. Quindi questa cosa mi ha lasciato un po' allibita e non so se sono stata truffata oppure no. Quindi non vorrei che capitasse anche a voi, quindi perdonatemi se non vi do il brand. Non vi avevo fatto vedere l'outfit di oggi. Ho questo maglioncino rosa leopardato che ho preso su Boohoo, se non sbaglio. Ce l'ho uguale anche color sena, poi mi piaceva troppo anche fucsia. Poi ho il mio solito teddy coat nero, che probabilmente tra tutti i teddy coat è quello che utilizzo di più. E poi ho questi pantaloni in ecopelle, che ormai sono rovinatissimi, ma li adoro, continuo ad indossarli. Le Gatto Denver, che deve essere sempre protagonista. Ai piedi ho le Balenciaga con dettagli neri e fucsia, che avete visto nel video sulle mie scarpe, appunto. E come borsetta, ovviamente, c'è l'ultima new entry Chanel. Come l'ho detto, Chanel, poi all'inglese Chanel, che è quella in patent leather, cioè in pelle lucida nera con hardware, color champagne, che sarebbe, se metto a fuoco, ok, che sarebbe una via di mezzo tra l'argento e l'oro, quindi è un dorato molto molto chiaro. Adesso sembra argento, dipende un po' dalla luce. Ecco, forse così si riesce a capire. No, sembra ancora argento, in realtà è un dorato molto molto chiaro. Amo, amo, amo questa borsa e la sto indossando tantissimo, ragazzi. Sono al supermercato, ho preso il biglietto per il Banco Salumi. Sono Derek, ragazzi, sto mangiando, scusate. Qui ci sono Gatta Beta e Gatto Max. Mi chiedete sempre di Gatta Beta e Gatto Max. Buonasera, buonasera Gatta Beta, buonasera Gatto Max, Gatto Max, buonasera, buonasera. Poco fa si lavavano a vicenda, è la routine serale, dopo la pappa si lavano. Patatona, patatona, la patatona, questa patatona, 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 Gatto Max. E la mia cenetta sarà il risotto allo zafferano con il parmigiano. Eric, dieta con bistecca, fette biscottate e insalata di pomodori, fagioli e cipolla di casa, ragazzi.
E a proposito di dolcetti delle feste, sto per mangiarmi, ragazzi, l'ultima fetta di tartufone. Catomax, anche tu ne vuoi un po'? Catomax, con la cioccolata, ragazzi. Che bontà, anche oggi food porn. Food porn, Catomax. Food porn. Ok, mia family, è ora di andare a nanna. Eric si è già addormentato, per questo parlo sottovoce e io mi stavo addormentando senza darvi la buonanotte. Cioè, non va bene, non va bene, dico. Quindi, buonanotte, mia family. Vi mando un bacio grandissimo. Voi questo video lo vedrete domani, che è venerdì, anzi ormai oggi, perché la mezzanotte è già passata da un po'. Quindi lo vedrete venerdì e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buon weekend! Vi voglio bene. Ciao!